sindaco Ricci, lei poteva regnare tranquillamente ad Assisi, poi invece 20 mesi fa ha deciso di correre per la presidenza della regione, ma come mai? È stato un atto, credo, di dovere verso la Regione Umbria, un dovere perché la Regione Umbria dovrebbe applicare dei modelli legati a ciò che si svolge e si fa nelle principali regioni d'Europa ed essere soprattutto una regione aperta, aperta alla collaborazione tra pubblico, privati e associazioni, e soprattutto aperta ad attrarre nel territorio le migliori opportunità, cercando di semplificare e sostenere coloro che vogliono intraprendere verso la regione, avendo come punto di riferimento la capacità di risparmiare e con il risparmio trovare quelle risorse utili per lo sviluppo e anche per diminuire la pressione fiscale, a partire dall'addizionale IRPEF che, come nel modello del comune di Assisi, può essere decalata, e ad Assisi l'addizionale IRPEF è uguale a zero per tutte le categorie. Ecco, lei ha detto che è una sorta di referendum questa elezione del 31 maggio, un referendum sul cambiamento, è così? Sì e no al cambiamento. Ci sarà un solo turno, non vi sarà il turno di ballottaggio. Quindi gli umbri dovranno decidere se vogliono con un sì attuare il cambiamento, che secondo noi deve essere soprattutto legato al merito, a scegliere sempre comunque il meglio, il merito che possa determinare per la regione il bene comune. E poi il cambiamento è creativo, genera nuove prospettive, perché quando si cambia la prospettiva da cui si guardano i fenomeni, cambiando appunto, si scopre che ci sono sempre nuove energie e nuove opportunità. Allora, è una sfida difficilissima. Naturalmente ieri il presidente Berlusconi ha detto che dovete impegnarvi a andare casa per casa e cercare di convincere un amico, due amici, più parenti possibile, tutti coloro insomma che non hanno intenzione di andare a votare e che naturalmente non votano a sinistra. Lo state facendo? Noi sono 20 mesi che stiamo viaggiando in Umbria soprattutto per ascoltare. Abbiamo promosso circa 250 piccoli incontri dove siamo tornati soprattutto alla politica del guardare negli occhi le altre persone, alla politica dell'ascolto, alla politica del dialogo, ad un nuovo umanesimo anche nella politica, e continueremo così come Silvio Berlusconi ci ha raccomandato, non tanto con grandi effetti speciali finali, ma è soprattutto continuando a stare vicini alle persone e alle imprese. Certamente in Umbria è nato anche un modello politico, perché siamo riusciti, unico caso fra le 7 regioni che andranno al voto il 31 maggio 2015, a mettere tutti insieme, mettere insieme il quadro di centrodestra, insieme ai riferimenti dei popolari, di area popolare, e insieme anche alle 3 liste civiche. Infatti, quindi fondamentalmente qui si sta sperimentando quello che anche ieri è stato definito un partito unico dei moderati, dei civici e dei popolari. È un polo moderato, sì. Le chiedo due cose sul programma. Intanto un punto molto importante è quello della sicurezza. Lei ha detto che bisogna avere un'azione continuativa sulla sicurezza. Così? Bisogna che la sicurezza sia un tema permanente e prioritario per tutte le pubbliche amministrazioni. Esiste una legge sulla sicurezza urbana presso la Regione Umbria, ma va fortemente potenziata in termini di risorse. E poi bisogna fare le cose utili. Numero uno, vanno bene le videocamere, però le videocamere debbono essere collegate ad una centrale unica di monitoraggio, affinché 24 ore su 24 persone possano controllare ciò che stanno riprendendo le videocamere. E quindi noi vorremmo finanziare queste centrali di monitoraggio. Poi la sicurezza dipende molto dal raccordo delle forze dell'ordine, e quindi bisognerebbe lavorare sempre più per raccordare fra loro le forze dell'ordine, e anche bisognerebbe lavorare per costituire più gruppi di volontari per la sicurezza, persone che con automobili
costituite in associazione secondo le norme del Ministero dell'Interno possano viaggiare con i telefonini, possano essere un occhio aggiuntivo che crea anche valore percepito e che può semplicemente con il telefonino questi volontari avvisare le forze dell'ordine se ci sono casi di presunti rischi e poi far intervenire quindi le forze dell'ordine. Lei ha precisato che non sono ronde? No, sono dei gruppi di volontari che percorrono il territorio, non possono avere contatti con nessuno se non appunto utilizzare i telefonini per comunicare presunti rischi. Poi bisogna tutelare molto i presidi, le caserme, fare in modo che il pubblico possa aiutare, le istituzioni pubbliche locali come comuni e regioni possano aiutare il Ministero dell'Interno a mantenere le caserme, magari mettendo a disposizione a costi limitati anche sedi pubbliche, perché comunque i presidi sono importanti, come sono importanti le risorse umane e come è importante la logistica. E poi credo che la continuità deve essere ampia, deve essere costante, perché i fenomeni si allontanano da un luogo quando c'è continuità di azione. Quando questa continuità viene meno, i fenomeni tendono a ritornare in quei luoghi. Un'ultima cosa sui trasporti. Lei ha detto che abbiamo perso già un'occasione con Expo 2015, rischiamo di perdere un'altra, quella con il giubileo che si aprirà l'8 dicembre. Perché dice questo? Noi pensiamo che la SASE, la società che gestisce oggi l'aeroporto di Perugia, è una società che comunque insieme agli enti pubblici ha svolto un importante ruolo, ha raggiunto l'obiettivo di riqualificare l'aeroporto e il terminal aeroportuale. Ma oggi la società ha una concessione ventennale, cioè può gestire l'aeroporto per 20 anni. E noi riteniamo che quindi, avendo 20 anni di possibilità per gestire questo aeroporto, i privati possano ora entrare in una quota del 40%, investire, perché in questo modo avranno comunque 20 anni per recuperare l'investimento, e l'investimento deve essere finalizzato a collegare l'aeroporto con almeno due scali di rilievo europeo con una certa continuità, almeno 3-4 volte alla settimana. Questo è importante per cogliere appieno anche i grandi eventi. Abbiamo citato Expo Milano 2015, purtroppo non esiste un collegamento aereo tra l'Umbria e Milano in questo periodo di Expo, che avrebbe dato sicuramente maggiori opportunità, e in prospettiva si sta preparando il grande giubileo della Misericordia dall'8 dicembre 2015 al novembre 2016, e in questo caso sarebbe molto interessante pensare ad un collegamento con Madrid, perché molti flussi arriveranno dal Sud America, flussi turistici, i luoghi di origine di Papa Francesco, e questi flussi turistici aerei dal Sud America hanno scalo proprio a Madrid, che noi potremmo intercettare finanche con un collegamento tra Madrid e l'aeroporto dell'Umbria. Grazie Sindaco. Grazie.